Le opportunità sono sicuramente quelle di agevolare gli investimenti, investimenti che poi puntano a rilanciare sia occupazione che comunque un indotto economico sul territorio. Chiaramente le piccole imprese sono quelle che hanno la possibilità sia di agganciarsi agli investimenti delle grandi e quindi andare a comporre il cosiddetto indotto, che fare anche investimenti però in autonomia e porsi sempre in autonomia sul Chiaro. Ma mercato. Al momento stiamo interloquendo con la regione per cercare di verificare che lo strumento messo in campo proprio dalla regione, cioè al di là dei finanziamenti che arriveranno dal MISE, ci saranno degli strumenti proprio messi a disposizione dalla regione, e stiamo cercando di lavorare con loro per cercare di tararli proprio sulle esigenze delle micro e piccole imprese, che comunque, lo ricordo, sono il tessuto, la spina dorsale di questo territorio, perché contrariamente a quello che si può pensare, il 98% delle imprese ha meno di 20 addetti, per cui su quelle dobbiamo cercare di fare una riflessione non soltanto sulle imprese grandi.